Bimbo di 5 anni gravissimo al Gaslini dopo una caduta dal secondo piano di un'abitazione. Movida molesta, il prefetto controlli fino alle 4 del mattino, i cittadini segnalino alle forze dell'ordine, non sui social. Il manifesto per la sanità locale torna nelle piazze, 6.000 interventi rinviati, gli spezzini meritano servizi adeguati. Ombrelli colorati e un fiume di luci per il centro storico, arrivano proiezioni luminose anche per la facciata del civico. Thiago Motta è ufficialmente il nuovo allenatore dello Spezia Calcio e firma un contratto triennale. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo con la cronaca. Un bimbo di 5 anni è ricoverato in prognosi riservata al Gaslini di Genova dopo essere caduto dal secondo piano di un'abitazione a Lerici. Sul posto erano presenti anche i carabinieri che hanno condotto una serie di accertamenti. Il bambino è, come detto, ricoverato in terapia intensiva ed è in condizioni gravissime. Sono in corso le attività diagnostiche, si legge in una nota del Gaslini di Genova, per definire l'estensione delle lesioni e, come detto, è in prognosi riservata. Tragico incidente stradale a Sesta Godano ieri sera. Per cause in fase di accertamento, un'auto condotta da un 80enne è finita fuori strada. L'uomo ha perso la vita. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, la Croce Rossa e l'automedica Delta 3 di Brugnato. I pompieri hanno provveduto anche ad accertarsi che a bordo dell'auto non ci fossero altre persone coinvolte nell'incidente, hanno messo in sicurezza l'area. Successivamente i vigili del fuoco hanno proceduto al recupero del corpo dell'uomo rimasto ucciso. Parliamo ancora di cronaca. Ogni 3 giorni la polizia locale scova delle automobili senza assicurazione. In soli 3 mesi sono state trovate almeno 30 autovetture senza copertura assicurativa. Vediamo il nostro servizio. Nel trimestre appena trascorso la polizia locale ha scovato 39 veicoli posti in circolazione senza la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Ai rispettivi conducenti veniva immediatamente elevata la sanzione amministrativa di quasi 900 euro con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida e il veicolo sottoposto a sequestro. Per rientrare in possesso del mezzo i proprietari entro i prossimi 60 giorni dovranno pagare la multa, riattivare l'assicurazione per almeno 6 mesi e corrispondere le spese di rimozione e custodia. In 5 casi i proprietari, al fine di ottenere il dimezzamento dell'importo della sanzione come previsto dalla legge, hanno preferito rottamare il veicolo. Si tratta di un veicolo ogni 3 giorni circa, si legge in una nota della polizia locale, trovato in circolazione senza assicurazione, un dato che rileva come tale pratica sia una forma di illegalità piuttosto diffusa e particolarmente odiosa, già che colpisce tutta la collettività per le mancate contribuzioni al sistema sanitario nazionale e in particolare coloro che hanno la sventura di subire un danno da circolazione, i quali non riescono a ottenere i risarcimenti se non parziali o dopo lunghi adempimenti burocratici. Parliamo ancora di cronaca. 3 arresti e un sequestro di oltre 30 dosi di hashish, 10 di cocaina, bilancini e denaro contante. È questo il bilancio dell'operazione svolta dagli agenti dell'area sicurezza della polizia locale alla Spezia, al Parco degli Ulivi di Gaggiola. A finire in manette sono 3 giovani di 24, 21 e 29 anni. Tutti e 3 gli arrestati avevano precedenti specifici in materia di stupefacenti e risultano irregolari sul territorio nazionale. Queste 3 persone domani saranno processate per direttissima e arriva anche un commento dell'assessore alla sicurezza Filippo Ivani. Il fenomeno dello spaccio merita particolare attenzione. Anche questa volta queste persone senza scrupolo si trovavano in aree verdi dove sono presenti persone di tutte le età. Un plauso agli operatori della polizia locale, al comandante Bertonieri. E da questa operazione è emersa anche un'altra particolare circostanza. Infatti l'auto di servizio in borghese durante le fasi di appostamento da parte della polizia locale è stata urtata da un autocarro che poi si è dato alla fuga, quindi non si è fermato in sede di incidente.
Gli agenti presenti sul posto non hanno avuto difficoltà a reperire la targa e per il conducente dell'autocarro ci sarà una sanzione amministrativa da 303 euro con la decurtazione di 4 punti. Ma ora parliamo di vita notturna e parliamo anche di movida molesta. Controlli fino alle 4 del mattino per monitorare le zone più calde del centro città, lo ha chiesto il prefetto in sede di Comitato Ordine e Sicurezza che si è tenuto ieri. Vediamo il nostro servizio. 20. Alle forze di polizia ho chiesto un impegno straordinario per proseguire fino alle 4 di mattina i controlli sulla movida anche nei prossimi fine settimana. Inoltre proseguiranno i servizi infrasettimanali notturni mirati alle aree più critiche. È quanto chiesto dal prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, a seguito dell'incontro del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica che si è tenuto nella giornata di ieri, al quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune e delle forze dell'ordine. Il prefetto ha commentato con soddisfazione la recente azione della finanza che ha sequestrato 10 kg di hashish, per poi rimandare ad un accorato appello alla gestione della vita notturna che alla Spezia ha creato non pochi grattacapi. Mi appello a tutti i residenti affinché i fatti siano segnalati tempestivamente alle forze dell'ordine e di non postarli sui social in modo che la risposta possa essere immediata ed efficace. Tutte le chiamate vengono verificate, ha proseguito il prefetto. Ai più giovani chiedo di rispettare quelle regole basilari di educazione che costituiscono la base del vivere civile e senza le quali non c'è futuro sostenibile. Nel corso dell'incontro è emerso che il Comune della Spezia ha programmato alternative di divertimento ai giovani al di fuori del centro storico e sono state valutate anche le misure per affrontare il problema del rumore. Alcune di queste misure potrebbero confluire nel piano di risanamento acustico che il Comune ha in corso di aggiornamento. Il Comune della Spezia ha poi confermato di aver installato ulteriori telecamere per incrementare la videosorveglianza nel centro cittadino, così come richiesto dalla Questura. Sempre nel corso della riunione di ieri in prefettura, la presenza del sindaco Matteo Cozzani è stata esaminata la situazione di Porto Venere, dove recentemente si sono registrati episodi di disturbo alla quiete pubblica a tarda notte da parte di imbarcazioni giudicati però sporadici, si legge in una nota della prefettura. La Guardia di Finanza è stata comunque sensibilizzata ad un'attenta vigilanza e a un pronto intervento in mare, prosegue la nota. Più diffusi sono gli episodi di maleducazione e i rumori molesti da parte di bande di ragazzini nel cuore della notte, per contenere i quali è stata disposta un'intensificazione dei servizi da parte dell'Arma dei Carabinieri. E ritorniamo a parlare un attimo della sicurezza pubblica e della movida alla Spezia, perché il consigliere comunale di Forza Italia, Baldino Caratozzolo, ha presentato un'interpellanza al sindaco della Spezia, Peracchini. Ce ne parla Jacopo Cidale. Questione della sicurezza alla Spezia, come consigliere comunale denuncia episodi di microcriminalità sempre più diffusi. Sì, beh, più che denunciarli io direi che vengono denunciati ampiamente dalla cronaca, basta fare un pochino di rassegna stampa e purtroppo dire che questa è una città che non risente di fenomeni di microcriminalità, anche legati a fenomeni altrettanto importanti anche commercialmente e di costume ormai come la movida o la mala movida nel nostro caso, che non sono però mai stati regimentati, attenzionati, e in qualche modo guardati anche negli sviluppi futuri e soprattutto trattati per quello che sono. Muovono masse di persone eterogenee, molti giovanissimi, tale per cui andrebbero trattati esattamente come si trattano le partite e la movimentazione dei tifosi negli stadi. Non capisco perché non si debba usare lo stesso metro e la stessa attenzione quando a essere messi di mezzo sono i cittadini che si ritrovano praticamente dei tifosi, in questo caso spesso e volentieri giovani e ubriachi, sotto le finestre di casa propria, con tutte le conseguenze che poi leggiamo sul giornale. In termini di disagio, in termini di fastidio proprio e di impatto acustico. Quali sono i primi interventi da fare secondo lei?
Io ho presentato una mozione che verrà discussa quanto prima in Consiglio Comunale, dove indico anche alcune possibili soluzioni. Una delocalizzazione secondo target ben precisi, per esempio della Movida, il controllo, come ho detto, con forze dell'ordine adeguate, comunque spostata una buona parte di quella Movida in altro luogo, anche perché proprio la Movida è un fenomeno importante, anche per un altro target che probabilmente non ne usufruisce in quel tipo di condizioni. Quindi non è che vogliamo tornare alla Spezia del Bancomat, assolutamente no. Vogliamo una Spezia dove i residenti possano comunque, almeno a casa loro, stare tranquilli in certi orari e comunque rispetto a certi impatti acustici. Le persone possono usufruire del centro storico per godersi tranquillamente una serata con gli amici e anche con gli alcolici e invece delocalizziamo determinate forme e le controlliamo in quel luogo rispetto a un target che è quello che arreca più problemi. Apriamo la pagina della sanità dando uno sguardo al bollettino sull'epidemia di coronavirus. Sono 16 nuovi positivi al Covid-19. Oggi in Liguria, 4 in meno rispetto a ieri, a fronte dei 2.811 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Gli ospedalizzati in Liguria rimangono fermi a 18, di cui 7 in terapia intensiva. Nell'ASL Spezzino sono 3 i nuovi casi con un solo ricoverato in ospedale. I vaccinati in Liguria con almeno una dose sono 1.421.744, pari al 59% della popolazione. Nell'ASL 5 i vaccinati sono 192.480. Per il quinto giorno consecutivo in Regione Liguria non si registra nessun deceduto per Covid. Parliamo ancora di sanità perché il manifesto per la sanità locale torna nelle piazze della provincia. Questa mattina si è tenuto un presidio a Sarzana. Il gruppo che unisce diverse associazioni del territorio torna a rilanciare su tutto ciò che non va nell'ASL Spezzina. Vediamo il nostro servizio. Siamo con Rino Tortorelli perché si torna in piazza per esprimere le proprie perplessità riguardo a quello che sta succedendo nella sanità spezzina. Si fa carico di queste istanze il manifesto per la sanità locale, insieme per una sanità migliore, che questa mattina era a Sarzana con un'iniziativa popolare per presentare una petizione. Ecco, su che tema è, quali sono gli approfondimenti contenuti in questa petizione? Soprattutto voi adesso state ritornando per le strade con una serie di iniziative. Ecco, intanto com'è andata questa mattina? Dunque, il verbo è proprio quello azzeccato, ritorniamo, perché purtroppo il Covid ha sospeso un po' tutte le nostre iniziative di incontro con la popolazione. E stamattina, fortunatamente andando meglio l'epidemia, diciamo siamo riusciti a scendere in piazza di nuovo. Stamattina eravamo a Sarzana in un presidio che si è indirizzato appunto alla popolazione per dare delle informazioni. Abbiamo distribuito circa 800 volantini, raccolto 357 firme con tanto di carte di identità in 2 ore circa su questa petizione che, devo dire, purtroppo ricalca un po' i temi che già affliggevano questa ASL prima della pandemia, e quindi il problema relativo al personale, quindi un 30% in meno rispetto alle altre ASL liguri, meno posti letto, 660 posti letto, diciamo, per acuti in meno rispetto a quella che è la media regionale. Quindi ne facciamo noi, come dire, una battaglia di giustizia, perché non vogliamo niente di più, non vogliamo la luna, ma vogliamo un trattamento pari a quello di altri cittadini delle altre province liguri, quindi non essere considerati cittadini di serie C. Purtroppo questa pandemia è intervenuta in un'ASL già deficitaria, come dicevamo prima, e quindi diciamo, gli operatori giustamente sono stati indirizzati verso le vaccinazioni, forse anche in misura un po' anche maggiore rispetto alle reali necessità. La pandemia è andata bene anche per l'abnegazione dei lavoratori, di chi ci si è impegnato anche volontariamente, come quelli della protezione civile, però ha comportato, per esempio, ed è quello che lamentavamo oggi, che ci sono circa 6.000 interventi chirurgici programmabili che sono stati rinviati e non fatti.
e quindi la popolazione, chi ha potuto, si è andata a far operare in altri posti, oppure ci sono ancora gente che magari, non so, che deve fare un'operazione di intervento all'anca e che sta lì prendendo gli antidolorifici. Quindi è questa una delle questioni che abbiamo posto stamattina in questa petizione, così come anche la ripresa degli screening mammografici per le donne, che per il 2020 sono stati saltati e quindi non c'è un piano ad oggi per il recupero di queste prestazioni non effettuate. Parliamo di economia e lavoro. Sono 500 i contratti stipulati in Liguria con la multinazionale Just Eat Takeaway Express. Ne sono stati stipulati 450 a Genova e 50 alla Spezia, con il primo contratto aziendale collettivo della logistica siglato lo scorso marzo tra l'azienda e le sigle sindacali unitariamente. È quanto si legge in una nota di CGIL. Abbiamo riscontrato che i rimborsi chilometrici non tornano, spiega Laura Andrei, segretario generale FILT CGIL Liguria. Sono stati considerati solo i tragitti dal ritiro della merce al punto di consegna, mentre il contratto prevede un rimborso per ogni chilometro percorso. Quello di Just Eat è un primo passo. Ci sono ancora molte aziende delivery che non prevedono alcuna tutela per i corrieri. Cambiamo argomento. Con l'emergenza Covid, che ha ridotto per mesi la presenza dell'uomo all'aperto, proliferano con un aumento del 15% a livello italiano i cinghiali che invadono città e campagne da nord a sud Italia, arrivando a superare i 70.000 esemplari in Liguria, quanto emerge dalla stima di Coldiretti in occasione della protesta di agricoltori, cittadini e istituzioni di tutta Italia, a partire da piazza Montecitorio a Roma fino a piazza De Ferrari a Genova. In merito, la Coldiretti chiede che le regioni si coordinino strettamente con lo Stato e operino in modo risoluto per attuare le misure previste per il controllo e il contenimento dei cinghiali, affinché gli agricoltori possano avanzare richiesta di intervento e procedere direttamente in quanto muniti di apposita licenza, che l'attività di coordinamento delle azioni di contenimento e prelievo spettino alla Polizia Municipale Provinciale, che gli agricoltori vengano coadiuvati dalle stesse forze dell'ordine, da guardie venatorie e volontarie, ma possano delegare le attività a cacciatori abilitati iscritti all'apposito registro regionale. La nota di Coldiretti prosegue: chiediamo che il calendario venatorio venga allargato fino a comprendere i mesi che vanno da settembre a gennaio e che la regia complessiva di tali azioni di contenimento e prelievo sia affidata al prefetto in quanto competente per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. Cambiamo argomento. Iniziano i lavori per il terzo lotto della variante Aurelia e sono stati conclusi i collaudi in essere. È quanto dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini in una nota che prosegue. Si è svolto un sopralluogo fra l'impresa esecutrice, Società Italiana Costruzioni e Infrastrutture S.P.A. e i tecnici del Comune della Spezia, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti del Comitato Tutela Territorio Isola Montalbano Felettino, con cui sono state condivise alcune soluzioni per un minor impatto del cantiere. A breve ci sarà un altro incontro per un secondo sopralluogo nello stralcio Bidellotto, cioè in località Buon Viaggio, conclude il sindaco. Si è messa in moto una macchina ferma da troppo tempo. L'augurio è che si proceda rapidamente per dare un segnale concreto a tutta la cittadinanza. L'annuncio del MIMS, parliamo di politica, di estendere a tutte le concessioni autostradali la regola secondo cui in caso di disagi vengono applicate le riduzioni sui pedaggi è una vittoria di Italia Viva. Lo ha dichiarato Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito di quanto dichiarato dal ministro del MIMS Enrico Giovannini sui pedaggi autostradali. Si tratta di un risultato importante al cui raggiungimento ho contribuito con un emendamento al DL Sostegni, che ha evidentemente provocato nel governo la reazione sperata. Ci pare un gesto doveroso di attenzione rispetto agli infiniti disagi patiti dai cittadini e autotrasportatori, soprattutto in Liguria, prosegue Paita. A questo proposito bisogna tuttavia aggiungere che mentre i rallentamenti e le code continuano a creare problemi sulle autostrade di tutta la regione, a beneficiare degli sconti sia solo chi ne utilizza il tratto genovese.
Paita conclude: si tratta, a nostro avviso, di una decisione da integrare. Chiediamo per questo al Ministro di estendere la riduzione dei pedaggi a tutta la rete autostradale della Liguria. Cambiamo decisamente argomento e torniamo in centro città. Ombrelli colorati e luci animano il centro storico. Le installazioni sono comparse questa mattina e rientrano nelle iniziative legate al marketing urbano portato avanti dal Comune della Spezia. Vediamo il nostro servizio. Luci proiettate sul Teatro Civico e altre decorazioni luminose per Piazza Verdi. Manca poco, ma a breve questi dettagli andranno a completare gli allestimenti previsti dalle attività di marketing territoriale e già comparsi questa mattina. Gli spezzini infatti non hanno potuto fare a meno di notare decine di ombrelli colorati appesi tra i palazzi di Piazza Sant'Agostino e le fila di luci in Piazza del Bastione. Proseguendo poi fino in piazza Ramiro Ginocchio sono state montate una serie di decorazioni luminose che rappresentano farfalle e quelle che sembrano essere delle maracas. Risalendo poi verso Corso Cavour alle 12 di questa mattina erano in fase di montaggio in largo Cafferata un'altra fila di luci. Oltre a queste iniziative, seguendo l'idea della promozione del territorio, abbiamo aggiunto le esenzioni della COSAP per quelle attività che miglioreranno i propri esterni con allestimenti mirati e il percorso offerto dal ritorno dei mercatini dell'hobbistica in via Diaz, ha dichiarato l'assessore al commercio Lorenzo Brogi. Vive il ricordo di padre Semeria, per questo motivo sabato al Molo dei Pescatori di Monterosso si terrà alle 21 la proiezione di un video con testimonianze con la conversazione diretta da Don Cesare Fajazza sul tema Padre Semeria, la cifra del dialogo in un mondo sempre più plurale. Continua il ciclo di presentazioni di libri al Parco dei Lettori della Maggiolina. Domani, venerdì 9 luglio alle 18:30, sarà la volta di Quando volevamo fermare il mondo di Antonio Fusco. Rina e CNA Cetus La Spezia hanno consegnato ieri mattina nella sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre le certificazioni di sistema di gestione ambientale a quattro imprese virtuose del territorio. Le attività imprenditoriali e operanti nel settore del turismo hanno ottenuto l'ISO 14001, che rappresenta la più importante certificazione per pianificare, monitorare e migliorare la tutela ambientale all'interno delle aziende. Vediamo i dettagli nel servizio. Consegna di attestati di certificazione ambientale a delle imprese del settore turistico operanti nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Perché è importante questo momento? Beh, oggi avevamo voluto dare un po' di risalto a questa iniziativa, a questo progetto che è stato un po' orchestrato noi come CNA in collaborazione con un ente di chiara fama che è Rina, perché ci sono state delle imprese che hanno, come si suol dire, voluto fare di necessità virtù, cioè approfittare della possibilità di partecipare a un bando per avere dei contributi su aziende che hanno avuto difficoltà in questi periodi di pandemia e per poter partecipare a questo bando avevano necessità di ottenere dei vari certificati. Approfondendo la cosa con l'ente Rina abbiamo stabilito che, conoscendoci da anni, avevamo le forze per poter fare questo progetto e abbiamo deciso di spingere verso la certificazione ambientale 14001, che è sicuramente una delle certificazioni, se vogliamo, più toste, più difficili, soprattutto per delle imprese come quelle che ci sono qua oggi, che sono molto piccole e di settori che normalmente non sono nel target di questo tipo di certificazione. La cosa molto bella è stata che, conoscendole, cominciandoci a lavorare, abbiamo scoperto che in realtà avevano già delle virtuosità sotto l'aspetto ambientale, della sensibilità che si sono portate avanti negli anni, anche grazie alle spinte del parco, perché ovviamente il Parco delle Cinque Terre sensibilizza continuamente le imprese che operano nel settore. Rina, ente certificatore conosciuto a livello nazionale, ci spiega l'importanza di queste certificazioni. È una certificazione storica e allo stesso tempo sempre nuova. Sostanzialmente il sistema di gestione ambientale costituisce una procedura, una metodologia ormai riconosciuta a livello mondiale per gestire, pianificare, eseguire, controllare, monitorare e migliorare tutto ciò che attiene
la salvaguardia dell'ambiente, la tutela dell'ambiente. Di cosa si occupa la vostra società e quale impegno è stato dovuto adottare per ottenere questa certificazione? La nostra struttura è una struttura a gestione familiare che è operativa dal 2003 e siamo stati fin dall'inizio, dal 2003, molto incentrati sul tema ecologico e ambientale. Abbiamo introdotto subito nel sito, già dal 2003, la voce albergo ecologico, eco hotel, insomma, e spiegando già tutti i punti che ci contraddistinguevano in questo senso, e negli anni siamo stati la prima struttura a convertire tutte le camere, tutta la struttura con illuminazione LED. Siamo andati avanti con certificazioni varie, di vario tipo, anche attraverso il parco prima, poi però alla fine abbiamo valutato di avere una certificazione ufficiale del RINA, perché comunque è una delle più importanti al mondo, e visto il nostro continuo impegno abbiamo deciso di arrivare ad ottenere questa certificazione proprio per dare ancora più risalto a quello che è l'impegno nostro, la nostra famiglia nel settore ambientale. È in libreria il nuovo libro di Marco Ferrari, Ai Sud America, oriundi tango e football, nella collana I Robinson, storie di questo mondo di La Terza. Il volume racconta dell'emigrazione italiana in Sud America. Le stelle dell'estate, questo è il titolo della conferenza organizzato dal gruppo Astronomia Digitale con il patrocinio del comune di Rio Maggiore, che si terrà venerdì 9 luglio alle 21.30 al Castello di Rio Maggiore. E ora veniamo allo sport e parliamo di Spezia Calcio, perché lo Spezia Calcio è lieto di annunciare che Thiago Motta è il nuovo allenatore della prima squadra, avendo sottoscritto un contratto triennale con il club Aquilotto. È quanto si legge in una nota ufficiale dello Spezia Calcio pubblicata sul sito, che prosegue: siamo molto felici di accogliere Thiago Motta e di affidargli la guida della nostra prima squadra. Abbiamo valutato diversi candidati, ma siamo rimasti colpiti dall'energia, dalla dedizione, dalla serietà di Thiago Motta, che combina questi importanti valori che condividiamo con una filosofia calcistica di cui speriamo i nostri tifosi siano orgogliosi, ha dichiarato il presidente Filip Platek. Sono davvero felice di essere qui e orgoglioso della fiducia riposta nei miei confronti dalla famiglia Platek, dal direttore Pecini e da tutto il club. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i tifosi spezzini, che si sono sempre contraddistinti per la loro passione, ha dichiarato il neo mister Thiago Motta, che per i tifosi e sulle pagine ufficiali dello Spezia Calcio ha si è presentato in una maniera davvero particolare. Vediamo. Andiamo. Veniamo alle previsioni del tempo a cura di Limet, centro meteo per la Liguria, e vi ricordo anche che da questa sera torna un importante appuntamento sportivo, perché torna verso il Palio. Per questa edizione era davvero l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Tele Liguria Sud, arrivederci. Un saluto da Simone Frattini di Limet. Nuovo rinforzo dell'alta pressione che garantirà un fine settimana generalmente stabile e soleggiato. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni meteo per domani, venerdì 9 luglio, in Liguria. Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull'intera regione. Nel corso del pomeriggio formazione di nubi cumuliformi sui rilievi, ma senza fenomeni associati. Cieli sereni o al più poco nuvolosi lungo l'intera fascia costiera. I venti saranno deboli o moderati da nord fino a metà mattinata, poi deboli dai quadranti meridionali. Il mare si presenterà generalmente mosso, in calo nel corso della giornata. Ed infine le temperature, con le minime che saranno in calo, mentre in aumento le massime. Sulla costa i valori minimi oscilleranno tra 17 e 22 gradi, mentre nell'interno tra 9 e 16 gradi,
Le temperature massime saranno comprese tra 22 e 29 gradi sull'intera regione. Per questa edizione è tutto, maggiori info sul nostro portale centrometeoligure.com ed inoltre vi ricordo di scaricare e consultare la nostra app gratuita LIMET.